474 edifici scolastici delle province di Napoli, Salerno e Avellino, frequentati da oltre 108.000 studenti, sono stati monitorati da Legambiente Campania. Il 57%, secondo i dati, necessita di interventi di manutenzione urgente. Il 90% si trova in area a rischio sismico, solo il 20% circa degli edifici costruiti con criteri antisismici. Sono alcuni dei dati raccolti dall'indagine annuale di Legambiente Campania dal titolo Ecosistema Scuola sulla qualità dell'edilizia scolastica in Regione Campania. Il patrimonio edilizio è vetusto, il 61% è stato costruito prima della normativa antisismica del 1974. Solo due strutture su 10 sono state oggetto di indagini sui solai. Unica nota positiva, i dati sul collaudo statico, sull'agibilità generale e sulla prevenzione incendi. Il dato sull'esigenza di manutenzione è dovuto presumibilmente, secondo Legambiente, anche ai pochissimi investimenti che i comuni hanno sostenuto sia per la manutenzione ordinaria che straordinaria. Si parla di una media per edificio di circa 2.000 euro a fronte dei quasi 22.000 dei dati nazionali per la manutenzione straordinaria e di poco più di 1.300 euro per la manutenzione ordinaria contro gli oltre 7.000 della media nazionale. Assolutamente deficitarie, come si diceva, le indagini diagnostiche sui solai. Solo il 2% degli edifici sono stati oggetti di controllo, il 7,2% ha beneficiato di interventi di messa in sicurezza dei solai. Buoni i dati sulle certificazioni, invece. Ma una scuola moderna e vivibile va adeguata anche alle esigenze di comfort, che sono fondamentali per una sana fruizione degli spazi per l'istruzione e la formazione. Eppure l'efficientamento energetico e l'uso di fonti rinnovabili negli edifici scolastici campani riguarda un numero veramente esiguo di istituti. È giunto il tempo di alzare l'asticella della qualità, con obiettivi e prestazioni da raggiungere che garantiscano la sostenibilità ambientale e la salubrità degli edifici, la qualità indoor e outdoor, dicono il presidente di Legambiente Campania Buonomo e la segretaria regionale Ferro. Nel capoluogo salernitano, andando nello specifico, il monitoraggio è stato effettuato su 45 edifici scolastici frequentati da circa 12.000 ragazzi. Solo 13 strutture sono state costruite secondo criteri antisismici, solo un edificio invece ha avuto la verifica di vulnerabilità sismica. Tutti gli edifici sono dotati di impianti elettrici a norma, 35 hanno certificato di prevenzione incendi, mentre 40 sono gli edifici che hanno goduto di interventi di manutenzione straordinaria negli ultimi 5 anni. Il 35% degli edifici scolastici salernitani necessiterebbe di interventi urgenti di manutenzione straordinaria, principalmente per la prevenzione incendi e per l'adeguamento delle barriere architettoniche.